Ciao a tutti amici sportivi di Radio Epicentro, amici del 360 Rugby Campus. È iniziata da poco la seduta pomeridiana del terzo giorno di campus per i ragazzi. Stamattina hanno fatto seduta video, adesso si sono appena riscaldati con il preparatore atletico Davide Mondin e hanno appena iniziato a fare i primi esercizi con la palla. Continuano ancora le esercitazioni con la palla da parte dei ragazzi, sempre sotto l'occhio vigile di Alex, il videoanalista del 360 Rugby Campus. Tra pochissimo i ragazzi andranno a fare un torneo di tag, ovvero una serie di partite dove non è presente il placcaggio, però il regolamento di queste partite andrà a spiegarcelo meglio uno dei coach del 360 Rugby Campus. Siamo con Fabrizio Fastellini, uno dei coach del 360 Rugby Campus, e è suo il compito di spiegarci cosa è il torneo di tag. Allora sì, il torneo di tag è sempre rugby, però con una variazione su quello che è il contatto. Quindi non è necessario che io placco l'avversario, ma devo staccare le code che vengono applicate sui giocatori tramite una cintura per far finire l'azione. A cosa serve? Sicuramente a favorire più la velocità del gioco. La velocità c'è meno impatto e quindi ci permette di lavorare le abilità sia di appoggio e rapidità, che sono fondamentali, che di gestualità, e anche la difesa di recuperare più velocemente. Perfetto, allora un'altra domanda: questo tipo di torneo solitamente in quale fascia di età viene applicato in questo sport? Cioè è una cosa che si continua a fare anche ai massimi livelli, oppure è un qualcosa diciamo più istruttorio, quindi si parte a farlo dalle basi, si arriva a un tot e poi si abbandona? Ma allora sicuramente se lo facciamo prima, in maniera più precoce, abbiamo dei risultati migliori, però viene ormai applicato anche su ragazzi che hanno grandi qualità. Chiaramente siamo più esigenti magari verso fine stagione, eppure anche negli adulti che adesso stanno riscoprendo un po' questo discorso appunto del rugby, genitori che magari facendo contatto anche con i figli sarebbe improponibile, tra l'altro vi dà anche il regolamento, però con ragazzi anche grandi tramite il tag si divertono insieme, ecco. Quindi ha valenza sia tecnica ma anche diciamo di... ricreativa per divertirsi. Ricreativa, perfetto, bravo, termine giusto. Perfetto, ringraziamo il nostro coach e lo lasciamo appunto seguire i ragazzi durante il torneo. Ok, grazie a voi, grazie. Anche per oggi dal 360 Rugby Campus è tutto, ci sentiamo domani per ulteriori aggiornamenti dal campus e noi vi lasciamo con alle mie spalle la partita, sempre come prima, a tag tra i rossi contro la squadra dei coach. Un saluto a tutti, ciao amici di Radio Epicentro.